professor Cosimo Preite, che ha creato questa bellissima realtà per questa parabita tutta da vivere, stupenda, arricchita da questa manifestazione. E non perdiamo tempo, sentiamo subito. Grazie sindaco. Buonasera, buonasera a tutti. Sì, me l'aspettavo, però il patto non era quello, anzi era il contrario, dico sempre non chiamarmi perché. Dice che fa male, va colto subito, sì. No, quindi. No, non fa male. Intanto devo apprezzare quello che hai detto, una cosa bellissima che va riconosciuto, ne parlavo anche col presidente della commissione e con gli altri amministratori. Dobbiamo dare merito al professore Preite perché l'Istituto d'Arte di Parabita ha raggiunto livelli eccellenti. E io penso di interpretare tutto il sentimento della cittadinanza in questo senso, che gli è veramente riconoscente. Bravo Mimino, grazie. Buonasera, benvenuto. Ma normalmente si dice un Di Maio minor Cesare, cioè già il sindaco, io sono la seconda figura dopo il sindaco, però è un piacere trovarmi qui accanto a un amico col quale abbiamo fatto un'infanzia insieme. Qualche birichinata l'abbiamo combinata, ho visto tanta bella gente e tante persone che non conoscevo, perché pensavo di conoscere un po' tutti i parabitani, perché poi si gira in campagna elettorale, poi sul comune si sta lì per ascoltare un pochettino le richieste di tutti i cittadini, e mi sono meravigliato di non conoscere tantissima gente, quindi questa è anche un'occasione per conoscere un po' tutti i cittadini parabitani. Però la cosa locale viene dalla vicina Matino, è un concentrato, un distillato di dolcezza, bellezza, professionalità. Nel suo curriculum vediamo una finale di Miss Italia, vediamo una presenza a Ciao Darwin, il famoso spettacolo condotto da Bonolis, vediamo delle comparse in fiction Mediaset e non solo. Mi fermo qui, vi dico solo il suo nome, la bellissima Natascia Castrignano. Buonasera, buonasera pubblico di Parabita, buonasera. Eccolo amici. Qui, benvenuta. Ma che presentazione. Benvenuta, fatti ammirare in questo splendido abito, tutto interamente confezionato dall'Istituto Statale Enrico Giannelli di Parabita, guardate che meraviglia. Ed è un vero onore per me indossare quest'opera d'arte, che è un regalo a un'opera d'arte importante per voi di Parabita, che sono le Venere di Parabita. Infatti c'è la stampa che ritrae queste donne antiche che vestono la donna moderna tra trama e ordito. Ecco quindi che spuntano asimmetrie nelle allacciature, cromie e texture. Abito vestale, modello ideato nell'ambito di un'attività interdisciplinare. L'abito elegante, ispirato all'arte romana, è caratterizzato da linee ampie e fluenti. L'originalità è data dal tessuto broccato in oro, realizzato manualmente, che fascia una silhouette sofisticata e sfarzosa. Ideato e confezionato da Francesca Miggiano del Corso Serale. Il tessuto è progettato e realizzato al telaio Tiralicci da Maria Grazia Vitali, Sara Azza, Desiree Pizzileo, allieve del corso ordinario. L'abito vestale, antica Roma. Ed ora passiamo alla all'arte barocca del 1600,
Il barocco non connota un'esperienza, ma una funzione operativa, un tratto. Il barocco produce di continuo pieghe, curva e ricurva le pieghe, le porta all'infinito, piega su piega, piega nella piega. La figura è spezzata in tante parti, i pezzi più importanti sono in qualche modo irrigiditi, ma le esagerazioni delle forme sono ancora più evidenti e volutamente accentuate, come testimoniano il successo della faldiglia e della crinolina. Piegare, dispiegare, avviluppare, sviluppare sono le costanti di questa operazione. Al giorno d'oggi, come al tempo del barocco, il ricco abbigliamento del 1600 venne dalla moda originale dei francesi. Prima dell'influenza francese c'era stata quella spagnola, che era rigida e formale. Il cambiamento avvenne con l'avvento del re francese Luigi XIV, che si impegnò perché il suo paese fosse un punto di riferimento per le altre culture. La moda divenne opulenta ed elaborata rispetto ai secoli precedenti, più pacati e discreti. Il comfort non era l'obiettivo principale del periodo, quindi gli abiti potevano essere molto strutturati. Gli uomini e le donne potenti portavano spesso dei gioielli molto vistosi. Il passaggio dalla società cinquecentesca al 600 è segnato nel campo della moda dall'abbandono di abiti a linee sciolte, caratterizzati da panneggi che accompagnavano le forme del corpo, ispirati ai giochi di pieghe della statura antica. Il costume femminile assume forme elaborate e curve, con aggiunta decorazioni e merletti. Ora i modelli diventano molto vari e le linee della veste non corrispondono all'effettiva realtà anatomica. La moda prevede un busto rigido e maniche gonfie, gonne ampie. Abito barocco, la linea couture dell'abito bustiere esaltata dal tessuto che è stato realizzato al telaio con la tecnica del sumac e dello sfolinato in un effetto multicolor. Il modello è caratterizzato dal contrasto tra il bustino profilato con ricchi decori e l'ampiezza della gonna, sorretta dal tipico verduguale in ferro seicentesco, sagomato in modo da creare un particolare effetto di opulenza e magnificenza. È stato progettato da Stefano Polo. Il tessuto è stato realizzato da Federica Gatto del corso ordinario e confezionato dalla sarta Albina Giuliano del corso serale. Prossimo abito. L'abito è costituito da un bustier di gusto barocco in seta georgette, interamente decorato a mano, pezzate, guardate che meraviglia, con le tecniche del batik e del serti, e completato da una gonna a campana, realizzata con tessuti satinati a grandi fantasie dei colori pastello. È ideato da Laura Gerbino del corso serale e confezionato da Sara Mastria. Il tessuto è stato ideato e decorato da Francesca Rossetto del corso ordinario, un bel applauso. Il prossimo abito è ispirato allo stile barocco, è formato sempre da un bustiere e da una gonna a campana. Il pregiato tessuto del bustino è stato realizzato al telaio manuale dalle alunne del corso ordinario, guardate che meraviglia! Si distingue per la scelta cromatica che vuole riprendere i toni caldi delle architetture barocche. Questa favola è stata ideata e confezionata da Maria Grazia De Laurenzi Ferrarese del corso serale, un bel applauso. Bravissime ragazze. Ed ora passiamo ad un bellissimo completo. L'hanno appellato Pepe Rara. Il completo è formato da una tuta in cotone, a cui è sovrapposto
un poncio in rete ispirato ai colori della nostra terra e al barocco leccese. Guardate che meraviglia! La creatività si esprime nello studio del colore. Le accese tonalità del rosso, dell'ocra, del vinace e del verde danno vita a cromatismi legati ai paesaggi salentini. È stato ideato e realizzato da Alessandra Degliaco del Corso Serale.